Speriamo di averla presto qua in carne e ossa, diciamo così, e non soltanto attraverso la rete. E do anzi la parola alla professoressa Adelia Sole, che non dimentichiamo appunto, rettrice dell'Università della Basilicata, anche lei un'ingegnera civile. Università, e che parlerà di un tema di cui siamo costrette a parlare da anni e che forse, chissà, ci ritroveremo sulla strada ancora per un lungo tempo, e che è definire in che forma appunto l'università risponde al genere, che genere di università. Grazie Donatella e grazie al Centro per questo invito. Io più che un intervento sistematico vorrei fare alcune riflessioni su alcuni punti che derivano anche dalla mia esperienza. Intanto devo dire si che... Non si sente. C'è un problema tecnico. Ah sì. No, forse ecco, adesso. Sì, adesso funziona. Intanto, come dicevo, appena nominata rettrice mi sono trovata ad affrontare una questione piuttosto particolare, proprio nel campo più classico degli stereotipi femminili, ovvero lo svolgimento del concorso di Miss Università 2015, la studentessa più bella e più sapiente degli Atenei italiani, di cui il rettore dell'Università di Roma era uno dei giurati. La notizia, devo dire, ha suscitato un certo smarrimento tra noi rettrici. A dire il vero, non tutte le colleghe da subito hanno aderito alla mia sollecitazione di scrivere una lettera, ma poi ne abbiamo via email parlato tra di noi e alla fine abbiamo firmato tutte, insomma, una lettera al rettore, anche alla CRUI. E devo dire che, insomma, certamente questo ha contato in questa reazione il provenire da una generazione che ha visto sempre con sospetto, forse anche eccessivo, ad iniziative di questo tipo, in cui abbiamo avvertito come prevalente più l'aspetto costrittivo del ruolo piuttosto che quello magari liberatorio e di emancipazione. Certamente molte cose sono cambiate nel tempo e oggi è necessario guardare alla realtà con una maggiore laicità, diciamo così. È necessario forse comprendere la dimensione spettacolare delle relazioni e dei fatti che accadono. Ma poi ci siamo chieste, ma nella realtà vera, quella quotidiana, la questione di genere è stata superata? È stata ridimensionata? Le donne vivono minori difficoltà nell'affermarsi liberamente? E poi proprio l'università non deve mettere in scena un'altra tipologia di relazioni, anche eventualmente nel campo dello spettacolo o del gioco? E allargando lo sguardo direi che la realtà ci dice altro, ci dice che vediamo la continua, immutabile, reiterata violenza sociale, culturale, economica e fisica sulle donne, che esplode nel fenomeno del femminicidio. Vediamo il contrasto tra il dinamismo delle donne della piccola impresa innovativa, nella ricerca, nelle professioni, e lo scarto della presenza delle donne nei ruoli apicali o di governance. Come ci ricorda Wangari Maathai, il premio Nobel per la pace, più sali e meno donne trovi, e questo sappiamo bene anche nell'università. Quando mi sono iscritta in ingegneria anche noi eravamo 5 o 6 su 300 iscritte in questa università della Calabria. Quando sono diventata ricercatrice non c'era nessuna donna nel ruolo di professore ordinario nel mio settore. Oggi su 58 siamo 4 donne a livello nazionale, 9 associate, 3 devo dire negli Atenei del Sud, quindi insomma un dato positivo una volta tanto. 9 associate su 54, 27 ricercatrici su 79. Questi numeri ancora si possono leggere in molti settori scientifico-disciplinari e troviamo situazioni analoghe a questo. E d'altro canto, sebbene la prima donna a ottenere la laurea in ingegneria era stata Emma Strada proprio al Poli di Torino nel 1908, poi la prima donna a vincere il concorso da professore nello stesso Ateneo
è stata Pina Novello nel 2000, quindi in fondo solo 17 anni fa, insomma le cose marciano molto, molto lentamente. E la prima donna poi a ricevere la laurea honoris causa al Politecnico è stata proprio Rita Levi Montalcini, la prima e unica donna. Quindi dobbiamo insomma capire un po' perché. Io penso che una delle cose che è sempre in agguato sia lo stereotipo. È un meccanismo mentale e culturale affascinante perché riesce spesso ad essere non solo un sistema di rappresentazione e di semplificazione, ma diventa esso stesso realtà ed è più forte della materialità della realtà viva. Penso alla questione del linguaggio come spia. Alcune colleghe non amano il termine rettrice o rettora. Si fa ricorso ad una non meglio identificata figura, ruolo istituzionale. Aveva ragione Raffaele Perrelli, il linguaggio è importante. Devo dire che alcuni miei colleghi, quando ho scritto il mio primo decreto rettorale a firma rettrice, hanno storto un po' il muso, insomma. Ma come sappiamo la lingua italiana non ammette il genere neutro riferito alle persone. Non esiste una figura, ruolo neutro sganciato dal genere. Esistono piuttosto ruoli da sempre ricoperti dagli uomini, per cui storicamente non si è mai posto il problema di avere il termine femminile per quei ruoli. Sappiamo bene come l'ingresso delle donne in magistratura è piuttosto recente, degli anni 60, e quindi prima non esisteva il termine femminile di magistrato. Molte prefette, ce ne sono tante in questo momento, rifiutano il termine al femminile, quasi come una diminuzione del proprio ruolo. Quindi anche lo stereotipo in questi termini continua a persistere. Io penso che la verità sia che le differenze nelle norme culturali relative ai ruoli di genere, prodotte in particolari condizioni storiche, alla fine tendono a persistere anche dopo che le condizioni storiche sono cambiate. E ancora su questo tema della lingua, lo scorso mese all'Università della Basilicata abbiamo fatto un convegno dei CUB universitari nazionale, un convegno nazionale dei CUB universitari, e abbiamo scritto, era presente Cecilia Robustelli che si occupa molto di questi temi, abbiamo scritto una lettera alla ministra e anche alla CRUI per chiedere l'adozione nelle università del linguaggio di genere, cioè tutta la documentazione pubblica e ufficiale che contenesse la distinzione tra femminile e maschile. Quindi io penso che l'università, e quindi anche in questo, debba essere il luogo in cui si abbattono le barriere, si smontano gli stereotipi. Dovrebbe essere connaturato al suo ruolo proprio quello sviluppo dello spirito critico di cui abbiamo già detto questa mattina, dell'analisi, del libero confronto, un luogo in cui parlare criticamente di genere ridiscutendo il sistema binario dominante e dominato. L'università deve promuovere processi che non discriminano, che superano le differenze in una sintesi sempre nuova, avanzata e inclusiva, capace di rispondere alle sfide che la crescente complessità del mondo globalizzato ci pone. La realtà, la testardaggine dei fatti, come diceva qualcuno, ci dice che l'università è ancora il luogo in cui persistono differenze significative nel reclutamento e nelle progressioni di carriera e nell'accesso ai finanziamenti da parte delle donne. Mi piace citare la bella lettera che ha scritto l'Associazione Donne Scienza e l'Osservatorio di Genere di Napoli Federico II sull'equità di genere nelle valutazioni. Nella lettera si mette in evidenza come nelle valutazioni AMBUR e dei concorsi accademici l'impatto della maternità nelle carriere di ricerca sia ampiamente sottostimato. Ricordando invece i bandi ERSI, l'allungamento della vita accademica è pari a 18 mesi per ciascun figlio della ricercatrice. Ben oltre quindi i 5 mesi di congedo obbligatorio di cui abbiamo usufruito tutte. E quindi qui, oltre a queste, alle questioni sollevate anche da Barbara De Micheli, cioè su come si organizza la struttura e quindi come si cresce all'interno della struttura. Ho scaricato un po' di dati dal MIUR sulla
diciamo, sugli studenti iscritti nelle diverse discipline, ma anche sullo stato dell'università nei diversi ruoli e nei diversi ambiti. E possiamo vedere come ci siano ancora, qui li ho suddivise per semplicità per area CUN, si può vedere come ci siano ancora nel campo delle discipline delle scienze tecnologiche e ingegneristiche, le cosiddette discipline STEM, come ci sia ancora una bassa presenza proprio di donne in questo campo. Quindi una bassa presenza diffusa in tutti i, diciamo, i diversi ruoli, quindi dagli associati, dagli ordinari ai ricercatori e ai nuovi ricercatori a tempo determinato. Quindi non c'è quella massa critica, diciamo, che può aiutare le donne anche a promuovere se stesse e a promuovere le altre donne a scegliere questo tipo di discipline. Si sta un po' modificando la situazione nell'ingegneria civile e nell'architettura, qui pesa molto il dato dell'architettura che invece vede un'elevata presenza di donne, si sta modificando l'area delle scienze mediche. Qui è messo tutto insieme per le scienze mediche, quindi farmacia, medicina, le professioni sanitarie, però anche le professioni sanitarie e quelle proprio di medicina si stanno femminilizzando. Quindi io non so se veramente la motivazione per cui le donne scelgono le discipline umanistiche sia perché lì c'è minore possibilità di lavoro e c'è quindi più tempo per accedere al lavoro. Secondo me c'è anche un problema di fondo su questo, perché quelle stesse donne, altre, scelgono di fare medicina, che in questo momento invece è una delle discipline che, diciamo, pone migliori prospettive nel mondo del lavoro, almeno diciamo, nel senso comune, no? Comunque è un corso di laurea che è molto ambito, anche la selezione, l'esclusione, quindi lì si assiste anche lì a una femminilizzazione. Allora forse le motivazioni per cui le ragazze scelgono di fare determinate discipline forse non è questa nella realtà, ma forse c'è anche un dato storico della cura, le scuole magistrali erano delle scuole prevalentemente femminili, quindi mi piacerebbe chiedere alle studentesse che sono qui presenti perché hanno scelto di fare quel corso di laurea, quel corso di studi e poi magari che corso di laurea sceglieranno e perché. Perché di fatto assistiamo a una femminilizzazione di alcuni corsi come scienze della formazione primaria, quindi quel ruolo che poi porterà le studentesse a diventare maestre, quindi un ruolo che è sempre stato un ruolo della donna, diciamo così, nel corso della storia. Ma vediamo che anche in discipline scientifiche come quelle dell'area chimica o delle scienze biologiche ormai c'è un'ampia presenza di donne, quasi paritaria rispetto a quella dei maschi. Nelle scienze chimiche abbiamo un 48% di donne e un 52% di maschi, però sempre collocate nelle posizioni più in basso, cioè associati, ricercatori e oggi ricercatori a tempo determinato. Lo stesso vale per le scienze biologiche, lo stesso vale per le scienze veterinarie, anche queste si associano un po' alle scienze mediche, quindi alla dinamica che accade nell'ambito delle scienze mediche. Le scienze agrarie invece continuano ad avere, diciamo, simile comportamento come quelle delle discipline STEM. Ma quando noi andiamo a guardare le aree di derivazione umanistica invece, vediamo che la presenza femminile è molto, molto più alta. E quindi se in questa presenza ancora una volta la presenza è all'interno dei ruoli più bassi, significa che non c'è un problema delle discipline scientifiche o delle discipline umanistiche, c'è un problema strutturale di crescita delle donne all'interno dell'università. E questo vale anche per le scienze economiche e statistiche, le scienze politiche e sociali.
Quindi direi che il problema è molto più ampio. Se noi andiamo a guardare questa slide in cui ho rapportato i ruoli delle donne rispetto alla numerosità delle donne nei due grandi gruppi, ho fatto un gruppo STEM e un gruppo diciamo umanistico in cui ho inserito anche l'economia, la giurisprudenza e così via, vediamo come nei ruoli da professore associato, diciamo, la percentuale di donne associate nell'ambito del totale di donne presenti in un certo settore è analoga a quella degli uomini. Quindi se volessimo dire, in questo modo potremmo dire che diciamo, le donne crescono allo stesso modo degli uomini se rapportata alla propria numerosità. Questo perché diciamo, abbiamo visto nelle varie distribuzioni che le donne sono sempre di meno. Però quelle che ci sono, diciamo, hanno un rapporto di crescita analogo a quello degli uomini nel ruolo di associato. Diverso è invece nel ruolo di ricercatore e di ricercatore a tempo determinato e nel ruolo di ordinario. Quindi il numero di uomini rapportati agli uomini presenti nel campo degli ordinari è molto più alto che non il numero delle donne rapportato al totale delle donne presenti nei due gruppi di discipline. Quindi continua a mantenersi questa coesistenza sia nelle discipline STEM che nelle altre. Qualcosa sta cambiando perché... nel campo dei ricercatori a tempo determinato, che se vogliamo diciamo, è un nuovo ruolo più recente da circa 10 anni a questa parte, vediamo che il numero delle donne, rapportate al numero totale di donne presenti in ciascun gruppo di discipline, è più alto rispetto agli uomini. Questo lo trovo un dato positivo perché i ricercatori a tempo determinato, come sappiamo, sono quei ricercatori che poi, se hanno avuto l'abilitazione nazionale, diventano subito professori associati. Quindi significa che diciamo, su questo dato c'è una crescita del ruolo delle donne. Andiamo a guardare invece gli studenti. Ancora una volta vediamo, come dicevo prima, che le studentesse, qui è sempre suddiviso per genere le diverse classi di laurea, possiamo vedere, come dicevamo, che architettura ha più donne che maschi. Lo stesso vale per le biotecnologie, la chimica e la biologia. Non è per niente vero questo nell'informatica e nell'ingegneria informatica, nella fisica, anche nelle scienze motorie, nell'ingegneria industriale e così via. Mentre nell'area sanitaria è evidente come il numero delle donne sia ormai cresciuto tantissimo. Abbiamo nell'area farmacia, veterinaria e sanitarie triennali il 70% degli studenti sono donne, sono studentesse. Mentre, come dicevo prima, nel campo delle scienze umane, soprattutto lingue, scienze dell'educazione e della formazione, ha quasi raggiunto il 100%, come dicevo prima, le donne scelgono maggiormente questi. Io penso che anche questo sia una cosa che ci dovremmo chiedere, no? Non so se questa distribuzione sia una distribuzione, se vogliamo, giusta o in una prospettiva positiva, questa della femminilizzazione di queste professioni. Devo dire che diciamo, ormai il mondo delle professioni e della ricerca, e non solo, vede donne ricoprire ruoli importantissimi sia nell'ambito privato che nell'ambito pubblico. La CEO di Oracle, di HP, della Banca Santander, del Fondo Monetario Internazionale, dirige il CERN una donna, la Cristoforetti è astronauta, abbiamo con noi Sandra Savaglio, astrofisica di fama internazionale. Tutte queste donne rappresentano che non esiste un problema di competenze professionali, di carattere o di altri limiti genetici, biologici o culturali che ci vogliono far credere. Così come lo dicono tutte le donne che non salgono alla ribalta ma che lavorano ogni giorno in tutti i campi della società e in tutti i ruoli. Quindi è fondamentale lavorare per rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno accesso ai vari livelli di opportunità e responsabilità per le donne.
è necessario lavorare nelle strategie educative. Secondo me dobbiamo partire dalla scuola, dobbiamo cercare di saper parlare a questi ragazzi che oggi, di cui oggi guardavo le facce smarrite, di cui dobbiamo trovare un modo per parlare, rimuovere, abbattere gli stereotipi dominanti. E la scuola penso che sia il primo passo da fare in questo. Io non lo so, bisognerebbe monitorare l'applicazione della circolare sulle pari opportunità del 2011, nella quale si invitavano gli istituti scolastici a potenziare le proposte educative, volte proprio a introdurre le tematiche di genere nei programmi educativi scolastici. Solo partendo dal basso possiamo sperare di intervenire sul processo che porta alla scelta degli studi universitari, se vogliamo incrementare quella massa critica di studentesse che possano essere presenti anche nelle discipline scientifiche e tecnologiche. Alcune università hanno lanciato delle azioni, diciamo, per favorire questo. Il Politecnico di Torino nel 2009 ha lanciato un progetto Donna Professione Ingegnere per favorire l'accesso delle donne con l'istituzione di borse di studio. Il Politecnico di Milano recentemente propone l'istituzione di un mentore che affianchi le donne. Io non so se questo sia un buon metodo, perché intanto se hanno già scelto di fare l'ingegnere forse è inutile dargli un mentore e quindi vabbè, però ognuno ovviamente cerca di trovare metodi. Noi stiamo cercando di lavorare anche con la Regione Basilicata, l'Università della Basilicata, anche per l'utilizzo del Fondo Sociale Europeo per azioni mirate di orientamento, ma anche azioni di sistema a sostegno delle pari opportunità nelle carriere tecnico-scientifiche. Nella CRUI che stiamo facendo? Abbiamo accolto la sollecitazione dei CUG universitari nazionali, le rettrici si sono fatte portatrici di questa richiesta e stiamo organizzando dei tavoli interateneo per condividere e applicare buone pratiche in questa direzione. Quindi ancora abbiamo molte cose da fare. Io devo dire, incontro molte giovani donne, sia come docente, ma anche nel ruolo di presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019, Capitale Europea della Cultura, in cui ci sono molte giovani donne che fanno parte delle associazioni che si propongono, propongono progetti importanti, innovativi, e devo dire, mi sento responsabile proprio dei loro sguardi belli, vivaci e malgrado tutto fiduciosi. E quindi sento proprio la responsabilità ogni giorno di dover fare qualcosa affinché loro possano avere lo spazio che meritano. Grazie a tutti. Grazie tantissimo Aurelia. E anche perché lo spaccato che ci dà trovo che offra delle possibilità di riflessione enormemente importanti rispetto alle prospettive, diciamo, di cambiamento.